Mario Fiorentini ebreo. Il padre di Mario, Pacifico Fiorentini, era ebreo. La madre, Maria Moscatelli, era cattolica. Come afferma Mario, io sono mezzo ebreo. I fiorentini erano imparentati con i Castelnuovo, commercianti ebrei proprietari dei magazzini Massa allo Statuto. E lì Mario lavorava come apprendista e la sera frequentava la scuola. Nei magazzini dei Castelnuovo sentì parlare per la prima volta di comunismo e dell'Unione Sovietica da un commesso. Mario il 16 ottobre ha visto portare via i suoi genitori dalle SS, da via Capo Ricase. Lui riesce a fuggire dal tetto del palazzo, un evento fondamentale che lo ha segnato profondamente e che gli darà la forza e la convinzione necessarie per resistere durante i 7 mesi di guerriglia urbana. Ritroviamo Mario al ghetto ebraico la mattina del 23 gennaio 44 davanti alla Fontana delle Tartarughe insieme ad Antonello Trombatori, Lucia Ottobrini e Giuseppe Felici. Quel giorno i capisti dovevano studiare le vie del ghetto per intervenire nel caso in cui i nazisti tentassero nuovamente un rastrellamento. Ricorda Mario, il 22 gennaio 44 gli alleati sbarcarono ad Anzio Nettuno. La mattina del 23 ci incontrammo a Piazza Mattei davanti alla Fontana delle Tartarughe. Antonello Trombatori, comandante dei GAP centrali, Giuseppe Felici, Lucia Ottobrini ed io, del GAP centrale Antonio Gramsci. Lo scopo dell'incontro era di predisporre una serie di misure per contrastare i tedeschi nell'eventualità avessero fatto delle nuove rappresaglie nei confronti degli ebrei del ghetto. Alcuni ebrei scappati al rastrellamento del 16 ottobre erano infatti tornati nelle loro case. Naturalmente le misure necessitavano di esplosivi che non facessero fumo e quindi dovevamo sentire Giorgio Lapò, che in quel momento si trovava a Piazza Navona, dove, finito il sopralluogo del ghetto, lo avremmo raggiunto. Pensammo che un nostro eventuale intervento militare dovesse soprattutto creare confusione e disorientare i tedeschi, per cui la cosa migliore da fare era quella di lanciare bombe. Se il rastrellamento degli ebrei del 16 ottobre ci colse impreparati, a gennaio eravamo pronti a dare battaglia per difendere. Quella della mia famiglia è stata una storia meravigliosa. Il 16 ottobre, oltre al ghetto, i nazisti fecero retate anche in altri quartieri. Un camion di autoadesivi venne alla porta di casa dei miei genitori. Evidentemente c'era stata una segnalazione che erano ebrei. Salirono. Io ero in casa, terzo piano di via Capo Le Case 18, angolo via dei Due Macelli. Quella notte non avevo dormito in uno dei nostri nascondigli, ma dai miei genitori. L'appartamento aveva due porte, io uscii da una delle porte e loro entrarono dall'altra. Ricordo ancora il verde marcio delle divise. Fuggii attraverso i tetti, attraversai un albergo, poi una casa di tolleranza e arrivato di fronte a via Gregoriana scesi in strada e andai a via Marbutta dai miei grandi amici pittori Emilio Vedova e Giulio Turcato. Se avessero guardato sotto il mio letto avrebbero trovato le bombe. Ma di me non sapevano nulla, cercavano gli ebrei. I miei genitori vennero presi, portati in strada e caricati sopra un camion. Mia madre era accorata perché papà era malato. Entrati nel camion, mamma prese un pezzo di carta e scrisse di avvertire la sorella Marta a tale numero di telefono che i tedeschi li stavano portando via. E gettò questo pezzo di carta sul marciapiede. Che donna straordinaria, anche in quella situazione così drammatica non si perse d'animo. Anche loro furono portati al collegio militare in via della Lungara, che si trovava e si trova tuttora a circa 100 metri dal carcere di Regina Celi. Lì c'è ancora una lapide che ricorda questo episodio. Mia madre si ritrovò in questo cortile insieme a centinaia di persone. Erano pronti per essere caricati sui treni. Li hanno portati via tutti e sono tutti morti. Mio padre non era tanto vecchio, però aveva avuto dietro il collo un grosso pavo e gli avevano fatto un taglio, aveva perso tanto sangue, quindi aveva un aspetto cadaverico. Mamma, che si trovò in mezzo a tutta questa gente, a un certo momento prese papà per la mano. Si avvicinò alla sentinella e le disse: «Questo povero vecchio sta male, ha bisogno di cure, lasciatelo passare». Allora la sentinella si intenerì perché aveva di fronte un vecchietto.
Mamma se lo portò fuori e scappò a casa della sorella, che nel frattempo era stata avvertita. Il biglietto era stato raccolto e qualcuno aveva telefonato. Questa è stata una cosa straordinaria. Io, solo dopo molto tempo, ho ricostruito l'episodio. Me lo raccontò Lucia. Mi disse che quando mamma portò via papà, tirò fuori un fazzoletto con dei gioielli e lo diede alla sentinella. Gli diede la fede, quelle poche cose che aveva. Poverina, era semi-analfabeta, aveva fatto la terza o la quarta elementare, proveniva da un piccolo paese, era una persona intelligentissima, ma non aveva istruzione. In compenso aveva un coraggio da leone, in quella situazione era stata pronta e coraggiosa. Quindi venni a sapere che in realtà la sentinella ne aveva tratto un guadagno. La vicenda che ha coinvolto i miei genitori e tutti gli ebrei romani è stata una lezione che mi ha accompagnato per tutta la vita. Le difficoltà che ognuno di noi incontra durante la vita sono niente rispetto al terrore dei rastrellamenti e al dramma della deportazione e dell'internamento. Ancora oggi, quando mi reco al cimitero del Verano sulla tomba dei miei genitori e porto loro un mazzo di fiori, sento in me, oltre alla malinconia, l'orgoglio di aver combattuto anche per loro e per tutti gli ebrei romani. E quei fiori così vivi li porto per tutte quelle vittime innocenti. Spesso mi tornano alla mente quei bellissimi versi di Ungaretti, ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. A distanza di anni mi sono sempre più convinto che da questa amara vicenda ho tratto gran parte della mia energia per resistere nei 7 mesi di guerriglia urbana in una città assediata dai nazisti. Per chi è in grado di capirlo, vorrei dire che anche questa è la storia di noi gattisti.